Benvenuto a tutti e bentornati sul canale. Oggi ti do alcuni consigli per rispondere a una domanda che in questo periodo mi viene fatta spesso. Il mio condizionatore raffredda poco. E quindi per capire il motivo per cui il mio condizionatore raffredda meno, possiamo dividere il fatto in tre categorie. La prima è la pulizia, la seconda è un problema dovuto a un'installazione scorretta e la terza è il fatto che il condizionatore potrebbe essere scarico. Quindi partendo dalla prima parte, quindi la pulizia, la prima cosa che devi controllare quando ti accorgi che il tuo condizionatore comincia a raffrescare meno è proprio la pulizia. Quindi prima cosa, controlla i filtri dello split. È fondamentale che i filtri dello split siano puliti. Seconda cosa, anche questa fondamentale, controlla all'interno dello split quando lo split è spento. Ti puoi aiutare con un telefono, ho già fatto un video su questo argomento, come controllare se lo split è in ordine. Controlla con il tuo telefono, con la luce del tuo telefono, abbassa un po' l'aletta dello split e controlla all'interno come è messa la ventilazione dello split. Vedrai tanta polvere. Ecco, se trovi tanta polvere all'interno attaccata a quella ventola, sicuramente devi fare una pulizia. Terza cosa, controlla il motore esterno. Quello deve essere molto pulito dietro la macchina, deve essere molto pulita perché da lì passa l'aria che va a raffreddare il condensatore. E quindi queste sono le tre cose che ti danno il primo segnale di scarsa efficienza del tuo condizionatore. Nella seconda categoria, quindi nei problemi di installazione, potresti avere un condizionatore installato male. Cosa vuol dire installato male? Potrebbe essere che hai uno split in un corridoio troppo piccolo e quindi la temperatura all'interno di quel corridoio lì verrà raggiunta troppo velocemente e una volta che la temperatura all'interno di quel corridoio sarà raggiunta, la macchina comincerà a lavorare meno e ti sembrerà che sia meno efficiente. In realtà in questo caso ti basterà diminuire la temperatura impostata e vedrai che la tua macchina ripartirà e così potrai raffreddare anche gli altri locali e le altre stanze. Un'altra cosa sempre riguardante lo split potrebbe essere stato installato troppo vicino al soffitto e quindi questo raccoglierà meno aria nell'ambiente rispetto a un condizionatore che è stato montato correttamente a 15-20 cm dal soffitto. Un altro problema di installazione che riguarda però questa volta il motore esterno potrebbe essere, come nel caso dello split che viene montato in un punto troppo stretto, solo che nel caso del motore che viene montato in un punto dove non c'è un corretto ricambio d'aria, il motore non riuscirà a raffreddare correttamente il condensatore dietro la macchina e quindi avrai una scarsa efficienza del condizionatore. Ecco, in tutti questi casi che riguardano sia la pulizia che una scorretta installazione e i momenti in cui la temperatura all'esterno sarà veramente pesante, veramente calda, la tua macchina farà fatica a raffreddare casa e comunque in ogni caso renderà poco e consumerà tanto. Quindi è importante che l'installazione sia fatta correttamente e che la pulizia della macchina interna ed esterna sia fatta correttamente. E poi c'è l'ultimo caso, quando hai controllato che all'interno della macchina lo split è pulito e all'esterno la macchina esterna è pulita e sta funzionando. Ecco, in quel caso se il condizionatore non raffredda, molto probabilmente potrebbe essere scarico. Questo naturalmente va controllato con dei manometri o con dell'attrezzatura apposita, quindi chiama il tuo tecnico di fiducia per poter controllare se il tuo climatizzatore ha perso del gas. Bene, anche questo video finisce qui, spero ti sia stato utile come al solito. Se ti è stato utile, se ti è piaciuto, metti un mi piace, condividi il video con un tuo amico, con i tuoi amici, perché potrebbe essere utile anche per loro. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e ci vediamo al prossimo.
Ciao.